Una struttura sportiva polivalente nell'ambito del piano azione Giovani Sicurezza e Legalità, quella inaugurata da Ariano Irpino, dal prefetto Matteo Piantedosi, vice direttore generale della pubblica sicurezza, che ha ottenuto il finanziamento del Ministero dell'Interno e che si colloca a ridosso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane, zona Maddalena. L'idea che sta dietro al piano azione giovani è proprio che lo sport è anche uno strumento di educazione dei giovani, di insegnamento e di educazione al rispetto delle regole, a cominciare dalle regole del gioco, quindi fisiologicamente lo hanno, poi anche nello sport succede che le regole possono essere violate, ma che il sistema contiene al suo interno i meccanismi per evidenziarlo e per correggere la violazione delle regole. È un impianto che affianca il palazzetto dello sport per tutti gli sport al coperto, dalla basket alla pallavolo, dal tennis al calcetto, a quant'altro si vorranno inventare i giovani di Ariano, perché questo è un impianto che secondo me potrà essere utilizzato non solo dalle scuole ma da tutti quelli che amano lo sport. Piantedosi sta seguendo con particolare attenzione la nascita del 112 unico europeo, il numero d'emergenza sul territorio nazionale, la cui attivazione permetterà di rispondere con maggiore efficienza e celerità alle richieste di soccorso. Ecco com'è la situazione in Campania. Per quanto riguarda la componente statale, abbiamo già in uno stato avanzato tutta la digitalizzazione delle centrali operative delle strutture statali, che sono quelle del 112, 113, il numero dei vigili del fuoco. Quanto prima ci metteremo intorno a un tavolo per stabilire la data in cui può partire anche per la Campania questo progetto.